Sono Marco Ragni, sono l'amministratore delegato di Fatar, una produzione di strumenti musicali a tastiere a Recanati. E siamo nel nostro settore, nel nostro segmento di mercato, leader nel mondo. Il momento storico attuale, in quale maniera si sta ripercuotendo questa situazione sia sulla vostra produzione e sia quindi sull'intera filiera? Il caro dei costi delle materie prime, il caro dei trasporti hanno un po' costretto noi a rivedere tutte le nostre politiche e di approvvigionamento, nel senso di cercare di accorciare la nostra catena di approvvigionamento per raggiungere, continuare a raggiungere gli utenti. Ci sono state delle perdite significative, come siete riusciti a gestirle? Questo settore, in particolare degli strumenti musicali, durante il periodo di lockdown del 2020, dopo un primo timore, lo strumento musicale ha trovato una stagione invece importante. Molti hanno trovato nella musica una via di sfogo, per superare tutte le fasi di pandemia, di lockdown. A partire dalla seconda metà del 2020 e tutto il 2021, abbiamo ricevuto un quantitativo di ordini molto importanti. Abbiamo chiuso il 2021 con il 40% di fatturato in più rispetto al 2019. Abbiamo un altro stabilimento in Tunisia, a Tunisi, dove impieghiamo 170 persone. Poteva essere un'opportunità sia in termini di costi che anche in termini di vicinanza. Questa delocalizzazione, almeno così come l'abbiamo fatta noi e vissuta noi, è stato poi dopo un buon traino per far tornare a crescere anche l'azienda in Italia, lo stabilimento in Italia e tornare a reimpiegare personale anche in Italia. Quindi, ma noi siamo 66 anni di storia in questo territorio, non a caso, perché in questo territorio c'è un patrimonio culturale e di conoscenze sullo strumento musicale che non possiamo trovare in nessun'altra parte del mondo. Lei pensa che a livello regionale, politicamente parlando, sia stato fatto abbastanza per tutelare lavoratori e imprenditori? Purtroppo no, purtroppo dico purtroppo perché probabilmente ci sono anche grossi problemi di bilancio. Tenga conto che una grossa percentuale, se non sbaglio, quasi il 90% del bilancio della Regione Marche è fatto dalla sanità. Il settore strumenti musicali, che è che ci interessa a noi, che è stato un motore economico per la regione, per l'intera regione negli anni 60 e 70. Oggi è dimenticato. In questo momento non si trova manodopera. Siamo in un assurdo che sta coinvolgendo tutte le aziende che, oltre a tutto il problema del reperimento delle materie prime, non riusciamo a reperire le risorse umane. Un problema di orientamento, probabilmente che già parte dalle famiglie e degli studenti, che stanno studiando cose che poi non trovano impiego in questo territorio. Abbiamo bisogno di ingegneri elettronici e meccanici. È un calo sensibile di iscrizioni di ingegneri elettronici. Lei cosa se si sente di rimproverare alla politica degli ultimi 20 anni, anche a quella attuale? E qual è secondo lei lo sforzo, l'impegno che dovrebbero fare non solo i politici, ma gli stessi imprenditori? La politica, ecco, come ho detto, probabilmente da troppo tempo manca di visione. Questo ha portato alla mancanza di vere politiche industriali e politiche energetiche per questo paese. Avviare dei tavoli di lavoro seri e concreti per mettere in piedi un programma che possa davvero rispondere alle esigenze di questo paese. La barca è una e se riusciamo a lavorare insieme magari ci salviamo, altrimenti affondiamo tutti.